braccio di ferro istituzionale che sta portando all'immobilismo politico e operativo del Konami. L'ultimo caso, avvenuto nella riunione di fine luglio, fa infuriare il primo cittadino faentino Giovanni Malpezzi. Continua lo stallo perché la Presidente dell'Assemblea dei Soci, la Sindaca di Imola, continua ad utilizzare lo statuto in maniera del tutto personale. Non è un problema di poltrone, come lei vuol dare da intendere, è un problema della prospettiva futura di vita di questo ente. Un ente che amministra 400 milioni di patrimonio dei 23 comuni del territorio, 23 comuni divisi su 3 province e 2 regioni, un ente che ad esempio è proprietario della rete dell'acquedotto della mia città, e quindi non è pensabile che un solo comune possa decidere il piano investimenti di questo consorzio. Ieri, per l'ennesima volta, ha gestito l'assemblea in modo vergognosa, tentando di ribaltare un punto all'ordine del giorno che noi sindaci avevamo richiesto, in particolare di discutere sulla revoca di quegli amministratori che noi riteniamo illegittimamente nominati. Siccome non abbiamo l'anella al naso, abbiamo capito il tranello in cui voleva farci cadere, ci siamo rifiutati di andare in votazione sulla sua proposta di deliberazione, e di fatto siamo usciti dalla sala, e quindi su questo punto non si è andato da nessuna parte.